Ed eccoci qui con Salvo Catania, no, Salvo Dorisi, Alex Catania della squadra dell'Alfa Sport. Stasera vincono contro l'Universal, finisce un totale appunto di 8-2. Quattro splendide reti, se non 5 di Torrisi, poi sul finale non mi ricordo se è segnato tu. 4 reti, ecco. Lui è l'uomo partita, lui ha voluto fare l'intervista perché ha segnato con le tre dita su punizione, però è stato ammonito. Allora andiamo avanti, comunque commentiamo la partita. Oggi questa vittoria vi serviva anche perché con la prossima vi giocherete i posti in in Champions contro i Phenomenons. Ecco, tu ci sarai per la prossima partita? Sarai in forma come stasera o no? Anche perché l'Inter sta perdendo. Sicuramente allora sarò in forma. Sicuro. Solamente perché l'Inter sta perdendo. Certo. No, comunque andiamo un po' seriamente sul discorso. Allora, la prossima da battere saranno i Phenomenons appunto per la qualificazione Champions. Pensate di riuscirci per la prossima settimana oppure sarà una partita comunque dura? Partita durissima e ci tendiamo fino alla fine. Ecco, un pronostico? Vinciamo. Ah, vinciamo, quindi ce la facciamo fino alla fine, vinciamo. Perde l'Inter, vinciamo noi. Perde l'Inter, vincete voi. Mentre con Alex, che forse conosce il torneo un po' più di tutti, allora è sempre difficile, appunto la partita si decide sempre sul momento. Anche da te un pronostico per la prossima settimana. Ma io sarò un po' più loquace del mio compagno di squadra, che è un fenomeno col pallone, ma con le parole a lui si emoziona. No, sicuramente è una partita difficile perché sono partite veramente dove due squadre si equivalgono e quindi può succedere di tutto in campo. Possiamo vincere, possiamo perdere. Sicuramente dobbiamo mettere tutto per tutto per portare avanti questa squadra perché merita la Champions League sicuramente. Quindi voi punterete comunque a qualificarvi per le prime quattro e i Phenomenons vi spaventano oppure no? Non ci spaventa nessuno, però speriamo che siano spaventati loro di noi. Mentre per il tuo gol? Il mio gol è purtroppo Roberto Carlos, era la mia riserva e, e adesso lui è diventato famoso, io ho avuto altre strade. Quindi... Hai imparato da te? Sì. Sei arrivato quando il calcio ecco, non era di moda. Esatto. Ok, va bene. Grazie Alex, invece no, scusa, un ultimo commento da parte di Alex. Un commento su quest'uomo, è il migliore della vostra squadra oppure no? No, assolutamente, il migliore sono sempre io. No, scherzo, è sicuramente uno tra i migliori, però ne abbiamo tanti forti. Possiamo citare uno che quest'anno ci sta facendo fare anche la differenza, che è Umberto, a centrocampo ci sta aiutando molto, sicuramente sì, Mastroianni, che negli altri anni ci è mancato tanto, e Salvo Torrisi ne giova anche di questo. Ecco, confermi Salvo o non è vero tutto ciò che ha detto Alex? No, è tutto vero, anzi quest'anno abbiamo quella fortuna, perché se segna lui vuol dire che tutto va bene. Ok, ultima citazione per la persona. E poi abbiamo una grandissima, un grandissimo terzino che è Alessandro, che tutti i tornei si conferma, secondo me, io lo candido come il miglior difensore del torneo. Ecco, un po' esagerati quelli dell'Alfa Sport. Alla Maicon addirittura. Mentre che ci siamo, stiamo perdendo. Ale, vieni, vuoi venire un attimino? Ecco, avete fatto scappare comunque gli altri interessati. Ecco, qui c'è Ale, il futuro Maicon dell'Alfa Sport, anzi il momentaneo Maicon dell'Alfa Sport, quindi sei infortunato. Diciamo che Maicon sta giocando male all'Inter, quindi cerco di compensare un po' con l'Alfa Sport la sua assenza in campionato. Però per il resto ringrazio il capitano, ovviamente, Salvo è il nostro uomo di spicco, di squadra, quindi cioè, siamo una buona squadra, speriamo di vincere adesso la prossima, così almeno secondo me meritiamo questo. Se no a casa e si mangia. Scusa, volevo dire, Alex solo così la può fare la scelta, perché io mi sembra che non c'è, no? Va bene, sono simpaticissimi, il cronista è juventino, quindi chiude qui questa intervista e ringraziamo quelli della FASPO. Grazie.